E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Se non mi conoscete o non mi avete mai visto, oppure non vi siete ancora iscritti al canale, vi raccomando, correte a farlo perché ho bisogno di iscritti per farmi arrivare più prodotti e portarvi recensioni più fighe. Sì ragazzi, perché le iscrizioni sono tutto. Ok, passando avanti, oggi parleremo di S8 Plus. Sì, mi è arrivato un mese e mezzo fa circa, sì, mi pare il 7-8 agosto, e mi sto trovando, appena l'ho preso, è stato fantastico, ma ne parliamo dopo. Quindi ci vediamo dopo la sigla. Ed eccoci qui ragazzi. Prima di tutto andiamo a vedere la parte più importante, almeno per quanto mi riguarda, che è il packaging. Sono follemente innamorato degli smartphone e dei prodotti con un packaging fantastico, quindi non perdiamo tempo e andiamolo a vedere subito. La confezione è molto molto carina. Appena sfilato il primo cartoncino che va ad estrarre la vera e propria confezione contenente lo smartphone e tutti gli accessori, abbiamo un comodo sportellino a fisarmonica, credo si dica così, dove al suo interno il primo prodotto che abbiamo in prima vista e bella vista sarà proprio il design e lo schermo di S8 Plus, ricoperto di un cellophane. Adesso non ce l'ho perché lo sto usando appunto, come vi dicevo, da un mesetto e mezzo. E subito al di sotto di questo dispositivo abbiamo i manuali di istruzione con la solita clip per rimuovere il carrellino della nano SIM e della micro SD. E al di sotto abbiamo un mondo. Prima di tutto parliamo del caricatore. È un fast charge con cavetto USB-C incluso, molto molto resistente devo dire. Poi passando avanti abbiamo due piccolissimi adattatori, uno USB-C a USB-A normale e un altro da USB-C a micro USB. Sono molto comodi, non li ho sfruttati tantissimo, ma di questo ne parliamo dopo. Andando avanti abbiamo il prodotto per me più bello all'interno di questa confezione e più utile, ovviamente parlo di accessori. Stiamo parlando delle cuffie di HPG che sono veramente fantastiche, grazie a questo cavo in tela anti-intrecciamento che è davvero davvero bellissimo, e soprattutto la qualità audio è molto molto superiore rispetto ai concorrenti. Anche il microfono che appunto sto utilizzando in questo momento, sì, perché non ho ancora acquistato un microfono adatto per questa camera, è molto molto buono e come potete vedere la qualità audio è fantastica. Ma ragazzi, appena estratto il dispositivo dalla scatola con tutti annessi gli accessori, perché amo averli tutti a portata di mano, ho acceso il dispositivo per effettuare la prima configurazione. Subito dopo averla effettuata mi sono reso conto, quando mi è uscita la schermata iniziale, che lo schermo è unico, come dicevano anche in altri video che ho visto precedentemente, dato che è uscito 5-6 mesi fa, e sono rimasto veramente sbalordito. I colori sono fantastici e riesce con una qualità dello schermo a trasferirti delle sensazioni davvero davvero uniche, almeno per i dispositivi che ho provato personalmente. Una volta abilitato il sensore di impronte, lo scanner dell'iride, il codice e tutti gli altri sensori che possiede questo smartphone, ho cominciato ad utilizzarlo praticamente ogni giorno, l'ho portato in viaggio con me, l'ho utilizzato in acqua, al mare, in piscina, praticamente dappertutto, e ha resistito veramente benissimo. Tornato nella mia città, che appunto dicevo in qualche video fa sono di Napoli, ve lo lascio qui sopra in descrizione se non mi conoscete e andate a vederlo. Ma come dicevo, tornata a Napoli è accaduta una cosa bruttissima. Stavo passeggiando, lo smartphone lo utilizzavo tranquillamente, stavo scrollando delle mail se non erro, adesso non ricordo benissimo, ma mi è scivolato di mano. Per fortuna avevo acquistato pochi giorni prima una cover semplicissima, trasparente, per non andare ad intaccare troppo il design del mio smartphone, ma mi è caduto e mi è scivolato dalle mani. Per fortuna sono riuscito ad attutire il colpo facendolo appoggiare pian piano sulla scarpa per poi farlo cadere per terra. Preso lo smartphone, purtroppo è accaduto ciò. Vi lascio qualche clip video.
si è graffiato nella parte bassa con tutta la cover e ci sono rimasto davvero davvero male, perché precedentemente, avendo un iPhone 6S, mi cadeva mentre parlavo al cellulare, si intaccava un poco la scocca inferiore, ma nulla di che, diciamo, era qualcosa di risolvibile. Qui invece si è proprio andato a rimuovere il colore nero jet black e ci sono rimasto davvero male. Per questo sono rimasto un po' deluso dalla qualità dei materiali di questo dispositivo. Ma superato il dramma dello smartphone da 1000 euro che mi cade da 10 cm perché fondamentalmente l'ho fermato con la scarpa e si va a togliere proprio un pezzo di colore da vicino alla scocca del dispositivo, sono cominciati i corsi da circa una settimana purtroppo e ho ripreso a svegliarmi alle 6 del mattino e quindi ad utilizzare il mio S8 Plus in maniera molto più professionale e lavorativa, scaricando dei file, delle slide, utilizzandolo molto di più in 4G, cominciando ad ascoltare musica praticamente ad ogni ora del giorno per rilassarmi un po' durante le lezioni e per aprire degli ebook, dei PDF e quant'altro e tutti gli annessi e connessi. La batteria mi è durata veramente poco, vi lascio una clip della batteria nello stato in cui era dopo averlo staccato alle 6 del mattino dalla carica e fatto tutta la giornata all'università, tornata a casa un po' prima perché i corsi erano finiti in anticipo, era al 9% alle 6 del pomeriggio. Ci sono rimasto un po' male, dato che col mio iPhone 6S arrivavo alla stessa ora con la stessa percentuale praticamente. Considerando che questo è un S8 Plus, mi aspettavo di riuscire ad arrivare almeno a fine giornata. Parlando adesso della fotocamera, dato che l'ho utilizzata tantissimo durante questo periodo estivo, ma aspettate un attimo, parlando proprio di fotocamera, cambiamo inquadratura. Ok ragazzi, sto cercando di creare dei video un po' più dinamici, ma sempre all'interno del mio studio, quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questi cambi di inquadratura. Ma tornando a parlare di Samsung Galaxy S8, dove eravamo? Ok ragazzi, stavamo parlando della fotocamera del Samsung Galaxy S8 Plus. Sarà la decima volta che dico le stesse cose, ma proprio non mi entra nel cervello. Questi cambi di inquadratura mi scombussano le idee. Quindi ora, concentrati, paraocchi e andiamo avanti. Stavamo dicendo, la fotocamera del Samsung Galaxy S8 Plus, e vediamo di riuscirci almeno questa volta, l'ho utilizzata per tutto questo periodo estivo. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, andate a iscrivervi e a seguirmi sulla mia pagina Facebook e Instagram, dove ho lasciato moltissime foto fatte proprio con questo dispositivo. L'ho utilizzato al mare, in barca e soprattutto in acqua proprio. L'ho messo proprio dentro l'acqua. Sì, me ne hanno dette tantissime e me ne direte tantissime voi qui sotto nei commenti. Almeno spero, ci spero ogni volta, ma non accade mai. Vi raccomando, aiutatemi a crescere iscrivendovi qui sotto al canale. Ragazzi, dicevo, la fotocamera riesce a catturare dei colori e dei fasci di luce che sono davvero davvero unici. C'è molta gente che dice che la fotocamera di iPhone è migliore come punta e scatta, si trovano meglio a fare la fotografia in rapidità più che altro. Sì, su questo gli do ragione. La fotocamera di iPhone riesce a catturare dei colori e a fare una fotografia sempre sempre buona, a parte in qualche piccola condizione, mentre questa di Samsung bisogna darci un po' più di attenzione, bisogna regolare un po' più l'esposizione, il contrasto e tutti i vari settaggi appunto che ci permette di fare proprio il sistema di Samsung. Bene ragazzi, detto questo, cosa ci resta da dire? Lo scanner dell'iride, eccoci qui, e lo dico un po' incavolato perché sono incavolato su questa cosa. Odio il sensore di impronte digitali sul retro del dispositivo. Meno male che Apple non l'ha fatto, perché vorrei comprare iPhone X. Continuando a dire, lo scanner dell'iride di S8 Plus funziona in quasi tutte le condizioni, diciamo 8 volte su 10. Dipende dalla condizione di luce, se c'è troppo sole a volte non riesce a registrare l'iride e quindi proprio dobbiamo allungare quel ditino fino al fotocamera per andare a sbloccarlo col... come ti chiami? Impronta, sì, ok. Mentre per quanto riguarda le altre condizioni, ossia in notturna e con diciamo una luce intermedia, quella del mattino e quella del tardo pomeriggio, lo scanner dell'iride funziona alla perfezione. Mi sono trovato un po' in difficoltà appunto mentre andavo all'università, camminavo per strada
circa alle 12 e non riuscivo a sbloccare il mio smartphone, magari con uno zaino pesante e qualcosa in mano, risulta un po' difficile arrivare all'impronta e la maggior parte delle volte mi costringeva ad utilizzare il codice. Ma tutto sommato, a parte questi piccoli problemini che ho riscontrato, funziona abbastanza bene. Ok ragazzi, è inutile che sto ad elencarvi tutte le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, prima di tutto perché è uscito 5 mesi fa, poi perché c'è il video di Andrea Galeazzi che è il migliore per quanto riguarda questo punto di vista e non provo nemmeno a mettermici al confronto. Voleva essere questo video più una mia opinione personale dopo circa 2 mesi di utilizzo appunto di questo smartphone e tutto sommato sì, mi sono trovato bene, ma mi manca tantissimo il mio iPhone e soprattutto Siri. Ragazzi, Bixby è ancora in lingua inglese come lo era Siri circa 5-6 anni fa, credo, ma Siri mi manca tantissimo, lo utilizzavo veramente molto e spero che riescano ad implementarlo il prima possibile Bixby in italiano su questo dispositivo. Detto ciò ragazzi, adesso cambiamo inquadratura. Ok ragazzi, mi si sta scaricando la batteria della mia videocamera e quella del mio Samsung Galaxy S8 Plus che in questo momento è proprio allo stremo, è al 5% e con il quale sto registrando l'audio di questo video, quindi devo assolutamente salutarvi. Ragazzi, noi ci vediamo mercoledì prossimo con il diario di un viaggio 2 e domenica con la recensione di un altro prodotto. Quindi non posso fare altro che salutarvi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e commentatemi se avete qualcosa da dire.